è una contraddizione palese delle Costituzioni, che non incentiva le persone a partecipare, perché fa sentire quel loro voto inutile. Invece noi dobbiamo fare in modo che ci sia corrispondenza tra quella volontà e quello che accade in quest'Aula. Quello che sta accadendo intorno alla legge sull'acqua è una gravissima responsabilità. Chi voterà questa legge se ne assume completamente di fronte al Paese. Bravo. La ringrazio, deputato Zarati. Adesso non so se qualcun altro è iscritto a parlare, mi pare di no. Quindi dichiaro aperta la votazione sul 3.74. Tercero. Fabbri. Turco. Sopra. Speranza. Allora. Speranza ancora non ha votato. Che succede, no? Ecco. Bene, allora, tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 103, contrari 281, la Camera respinge. Siamo al 3.72, qui i pareri sono contrari di Commissione, Governo e favorevole relatore di minoranza. Deputato Gallo, prego. Presidente, siamo arrivati alla delega al Governo per le concessioni e l'affidamento di fonti e delle acque dei nostri territori. E a me, al Movimento 5 Stelle, sembra normale che in pratica in queste concessioni valgano alcuni principi. Uno di questi principi è che a carico del concessionario tutti i costi devono essere attribuiti per il riciclo e lo smaltimento dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento. Se noi vogliamo in qualche modo procedere verso una società a rifiuti zero, il Movimento 5 Stelle già si è proposto in diverse sedute a intervenire per incentivare il voto a rendere, ma qui si mette una norma su un settore particolare dove il consumatore è solo indotto dalla pubblicità ad acquistare determinati prodotti che sono le acque mineralizzate o le acque naturali o per motivi particolari di salute, ma in generale è un bisogno indotto attraverso fenomeno pubblicitario per cui che produce come effetto l'effetto di avere sui nostri effetto